Buongiorno, Buongiorno. we wish you a Merry Merry Christmas. Christmas, We we wish wish you you a a Merry Merry Christmas. Christmas. È la vigilia di Natale, ragazzi. Stranissima. E il vento si è fermato in questo posto, così così. E niente, oggi appunto è la vigilia, è un po' strano, un po' strano, un po' E quando strano. sei lontano da casa, un po' strano, alla fine anche Natale diventa un giorno come tutti gli altri, perché siamo sempre io e Paolo. Angela! Bisogna dire la verità. Allora, quest'anno è andata così, abbiamo fatto una mega corsa e insomma siamo finiti in un posto a caso ed è il primo posto che abbia un mini paesino vicino, quindi dove possiamo comprare da mangiare E anche telefonare e alle anche nostre telefonare alle famiglie. nostre famiglie, ragazzi. Che oggi è importante. Sei in giro a Natale, neanche a Natale. Neanche a Natale, neanche a Natale, neanche a Natale. Ora facciamo colazione, andiamo al Vieni paesino e qua, facciamo dammi un tutte le chiamate, abbraccio. perché in Italia sono già le 3:30 della Esatto, vigilia. dammi un abbraccio, dai. Dai, anche. Siamo Angela e Paolo e siamo in viaggio dal gennaio 2018. Viaggiamo con un budget di 10 euro a testa al giorno. Dopo anni con lo zaino sulle spalle, abbiamo comprato una macchina negli Stati Uniti. Ora, a bordo di Carmencita, proseguiamo verso sud. Dagli Stati Uniti è arrivato lui. Panettone Bauducco. 24, abbiamo resistito tutti questi giorni, adesso un Ragazzi, qua credo che sia quasi introvabile. Quindi questa, ora qui, questa è una rarità. non vedo l'ora. Tanti auguri ragazzi, buon Natale. Buon Natale, anche se quando vedrete questo video il Natale sarà già Sarà già passato. passato, però vabbè, noi comunque vi auguriamo Natale perché adesso in questo momento per noi è Natale. Buona... E perché Natale poi è tutti i giorni, ragazzi, basta essere felici, ricordarselo. Stamattina tocca la signora. Com'è, fresca? Frescolina. Mi fai paura. Angela, si tagliano i capelli oggi. Cosa vuoi fare? Faccio io o fai tu? Come vuoi. Ci diamo una mano? Oddio. Tu mi dai le istruzioni, io taglio. Va bene. Ok. Non troppo. L'ultima volta è andata malissimo, ragazzi. L'ultima volta eravamo a Bacalar. Devo fare una U in questa cosa qua. No, Cioè. ancora una U. Un cerchio, Una C. una C, una C. Vado? Taglio tanto o No, ma poco, Angela? cosa Oddio. stai facendo? Stai tagliando troppo. No! No, stavolta no. Ma usa il pettine così li Dopo tiri giù. l'ultima volta che me le sono Sei sentite tu? tutte, guarda quanto ho tagliato. Bravo, Va bravo. bene? Sì, mettiamoli in un sacchetto. Guarda che belli, scusate ragazzi, grazie, grazie, Me grazie. Non è ne male. Devo ancora sistemare, chiaramente. Però da questo lato. Aspetta, aspetta, aspetta. Ecco qua. Taglio della vigilia di Natale. Guarda Angela, guarda, guarda la foto. Bravo, sei stato molto bravo. È un futuro, dai, stai migliorando di volta in volta. Siamo venuti in paese a prendere un po' di cose, anche per fare un bel pranzetto. Ma in realtà poi siamo passati davanti a un ristorante che fa pesce. Siamo entrati a dare un'occhiata, c'era un profumo, ragazzi, c'era anche un sacco di gente, un sacco di gente, tre tavoli pieni. E ragazzi, niente, non ce la facciamo. Abbiamo deciso che per la vigilia di Natale, finalmente, ci concederemo un bel pranzo a base di pesce. Oh, che bellezza! In uno di quei bei ristoranti che piacciono a noi, molto Ci local. manca un sacco oggi la famiglia, ragazzi. È Difficile veramente brutto il oggi. Natale. Natale è proprio speciale, speciale, speciale. E star lontani è proprio ti spezza il cuore. Adesso non voglio scendere in cose troppo romanticone perché non Sentimenti. sono, non so, basta, basta, basta. Fatto E sta. niente, ci consoliamo con una mangiata, Ci diciamo. consoliamo così, dai. Quest'anno è andato così, un po' triste per tutti, lo sappiamo anche sentendo le nostre famiglie. Comunque ovviamente non vi dovete aspettare quei ristorantini tutti pettinati. Ma che ristorantini pettinati, qua, qua. Sempre locale,
sempre particolare. Ah, non c'è più nessuno, c'è spazio per noi, perfetto, perfetto, perfetto. C'è ancora qualche cliente. Niente, ci mettiamo un po' di gel. Voilà. Mascherine. Andiamo. Sì, vai. Goduria, ragazzi. Un profumo. Ragazzi, abbiamo preso il ceviche, che è pesce crudo misto, quindi polpo, gamberetti, pescato, e con, è tipo un'insalatina, no? Perché ci sono anche i pomodori, la cipolla, un mix tritato e il solito filete empanizzato di pesce con riso e un'insalatina. Ragazzi, era da 3 mesi che non mangiavamo fuori come si deve, quindi dobbiamo ringraziare anche il Messico. Buon Natale, noi ce la mangiamo. Ce la mangiamo. Sarà sicuramente buono. Buonissimo. Guardate, questa abbiamo già assaggiato. Ah, è una bomba. Una bomba, una bomba. È buonissima. Con la colina in bocca, non riesco più a parlare. Quindi, buon appetito. Buon Natale. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Che magnata, ragazzi, che magnata. Oh, ragazzi, ci sei ristretto lo stomaco. Oh. Pienissimi. Ah, due piatti grandi così. Enorme. Poi il ceviche, ragazzi, che bomba. Che buono, mamma mia. Perché praticamente il pesce crudo è cotto nel limone. Nel limone, nella salsa, in tutto. Una bontà, ragazzi. Ci siamo accorti che era il posto giusto quando abbiamo visto che c'era un sacco di gente. Sì. E infatti continuava, si svuotava un tavolo, si riempiva subito. Poi un profumo nell'aria. Ah, comunque per questo bel pranzo di vigilia di Natale, che anche cenone per noi, perché adesso credo che non mangeremo più niente. No, questo fa ridere, ragazzi. Abbiamo speso, ragazzi, una cifra esorbitante. 12 euro. In due. Con la abbiamo birra. Speso abbiamo speso 12 euro, compresa la birra, 2 piattoni. E pesce però, pesce. Comunque in Messico si può spendere anche molto, molto meno. No, per mangiare sì, però pesce così no. Siamo tornati in Messico! Hai iniziato adesso, dopo una settimana. Bellissimo, bellissimo, ragazzi. Queste sono proprio le cose che rendono il viaggio una bomba. Sì, quelle che anche nei giorni un po' più tristerelli dici, ah vabbè dai. Vero, vero, vero. Ti consola una coccola che ti sì, fai. Sì, ok, diciamo. Buona la tua pasta col sugo, quando ti fai la tua pasta e i tuoi sapori italiani. Però è bellissimo anche provare la cucina del posto. Sempre, sempre. Noi siamo fissati con questa cosa, lo sapete, no? È d'obbligo assolutamente provare. Panza piena di pesce, siamo tornati qui nel deserto dove dormiremo stanotte. Aspettando Babbo Natale. Speriamo che ci trovi qui nel deserto. Non ci troverà assolutamente. Non c'è segnale, forse non ci trova. Non ci troverà. E siamo passati, tipo, c'era una pozzanghera poco prima su questa strada che comunque non è asfaltata. E abbiamo rischiato. Siamo entrati dentro. E infatti le gomme sono adesso completamente lisce. Insabbiate completamente. E vabbè, ci pensiamo domani mattina. Vediamo se rimaniamo infangati per il giorno di Natale. Oddio, no! Che si fa adesso? Tramonto? Sì, tramonto. Mela? Mela. Mangio tramonto. Una mela e subito sera, quindi poi arriva il tramonto e poi ci buttiamo a guardare un film. Buon Natale! Noi siamo in collegamento diretto, siamo già alzati. Mi ha visto l'alba. Qua siamo sempre nel deserto. Qui c'è la Carmen con la Angela. Abbiamo fatto già colazione col caffè che è andato. Il caffè è ancora qua. Peanut butter, panettone, importantissimo Natale. E siamo in collegamento in diretta con la casa di Angela. Dove ci sono i genitori
e gli zii, tutta la famiglia. Vabbè. Vai, Ecco, dici le e intanto a reazioni. casa di Angela stanno guardando i video su YouTube, i nostri. Il bagno era Bello, 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 dai. bella. Un Natale differente, particolare. Comunque in famiglia. Sono le 8, abbiamo già cominciato a preparare quello che sarà il pranzo tardo di Natale e stiamo grigliando delle zucchine. Facciamo una cosa che in genere, insomma, in macchina non si fa. Che perché ci vuole tempo e tempo e tempo per farle. E poi il tempo noi in questo periodo non abbiamo mai avuto, mai. No, esatto. Però a Natale A si può Natale fare uno si può fare di sforzo, più. si può fare di più. E allora facciamo questa specie di parmigianetta di zucchine in padella. Buona, Buono, buona. buono, buono. Quindi facciamo tutti gli strati, poi in padella, più tardi, Quando prima di mangeremo. mangiare. All'ingresso di Guerrero Negro c'è questo scheletro di una balena grigia. È enorme. Enorme. E niente, lo mettono così in mostra nella piazza Sì, militare. all'ingresso, qua c'è una stazione militare da questo lato. Noi stiamo tornando al paesino anche oggi. Esatto, Facciamo la diretta di Natale. e poi se magna. Poi se magna. Se E magna. questa è la Teniamo in parmigiana. caldo la parmigianetta di zucchine e dopo ce la gusteremo. Praticamente Guerrero Negro è l'ingresso alla Baja California Sur, che è un altro stato, quindi nella Bassa California, in tutta la penisola, sono due stati, Bassa California e Baja California Sur. Sur. Siamo venuti a provare a vedere cosa si può fare per il propano, no? Abbiamo delle bombole, capire se si possono riempire oppure no, perché sono quelle piccole, quindi probabilmente. Vediamo cosa dice. No, dice di no il signore, infatti, immaginavamo in realtà. Se vogliamo riempirle bisogna prendere l'adattatore perché l'attacco che hanno loro è molto più grande di questo. E però ho detto che c'è una ferretteria dal signor Sesegna, vicino al mercato, e c'è un adattatore che si può applicare per E si riempirle. possono riempire poi? Tranquillamente, basta che gli dici che sono 453 grammi e poi si Ok, possono comodo riempire. questo allora. Andiamo a Beh, vedere se troviamo altrimenti l'adattatore. lui ha le bombole da 10 kg, No, troppo. però è una bombolazza, No, beh, qua in macchina pesante, no. poi in macchina non mi fido. No, andiamo a vedere allora. Altrimenti bisogna sempre trovare un posto per comprare sta roba qua, che poi comunque Messico c'è perché il Walmart sicuramente ce li hanno. Ma perché non sto tenendo questo? Non lo so. E mentre, boh, chissà, in altri Sta negli altri posti se si paesi. trova. Andiamo dal signor Sesegna a vedere se è Sesegna. aperto. In questa giornata un po' incasinata, ecco la parmigiana. Abbiamo fatto il guacamole, le tortillas. Volevamo fare anche un primo, ma in realtà poi. Avevo voglia. Andrà Niente, bene così. così. Andrà bene così. E il primo sarà domani. Facciamo anche il 26, d'altronde dovreste già anche Santo Stefano, no? E Niente, niente, buon buon appetito e appetito! buon Natale. Buongiorno ragazzi, Noi siamo entrati buongiorno. nella serra distratta, per cui abbiamo fatto tipo 100 metri. Abbiamo iniziato Vedete, c'è Angela che sta parlando con la famiglia. Stiamo facendo colazione, colazione in famiglia, con chiamate WhatsApp in questi giorni di Natale. Noi ci siamo fermati in questo paesino, un'ora da Guerrero Negro, e ci siamo fermati di fronte a questa chiesa. Questa è una chiesetta molto tranquilla, questa qua è una zona molto tranquilla del paese. Lì c'è una panaderia e questa è la piazzetta dove abbiamo parcheggiato. Non c'è stato praticamente nessuno per tutta la notte, a parte i cani che litigavano tutta la notte, a abbaiare. Siamo tornati in Messico e ci eravamo un po' dimenticati di come funzionava. E quindi tutta la notte abbiamo avuto i cani ad abbaiare sotto, ma è normale, ci abitueremo. In mezzo a questa piazza, che ovviamente non è asfaltata, è tutta natura e spazzatura purtroppo. Ieri sera non si vedeva. E c'è questo cactus gigante
in mezzo alla piazza, e lì in fondo due cavalli, eccolo qua, un cavallo, un altro cavallo, qua c'è il guardiano che mi sta controllando e poi c'è questo van abbandonato in mezzo alla piazza e due ruote a terra da questo lato, è tutto aperto. Diamo un'occhiata dentro. Altro punto di controllo militare. Ce n'è praticamente uno ogni, che ne so, 100 km? Anche meno. Anche meno. Stanno facendo aprire i bagagliai alle macchine davanti. La macchina rossa ha appena aperto il bagagliaio, non so se si vede da lì, però. Adesso è andato e vediamo cosa chiederanno a noi oggi. Allora ragazzi, niente, ci ho fatto solo abbassare il finestrino dietro, ho visto il materasso, ci ho detto vacaciones, sì, ok, basta, quindi il materasso funziona sempre. No, praticamente fare i turisti va sempre bene, va sempre bene, basta che sei turista e va tutto bene, chiaramente, ovviamente. Ovviamente. Quindi noi abbiamo il materasso sempre in vista. Che fa da lascia passare a tutti passare. I posti di blocco. Eccoci a San Ignacio, ragazzi. È il primo paesino che vediamo da quando siamo in Baja California, che ha proprio la classica caratteristica della piazzetta in centro, una bella chiesa, c'è anche il presepe natalizio. Andiamo a vedere il presepe, andiamo a vedere il presepe. E poi tutti i ristorantini, bar, sono proprio tutti attorno alla plaza. Ma che carino. Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente. Con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ay. Ahora sigo cantando y sigo gozando. Yo sigo cantando y sigo gozando. Santo Stefano, è nostro dovere recuperare un po' quello che ieri è stato un po' un flop. È stato un gran flop. Oggi ci mangiamo una linguina con questo sughetto di olive con anciovi, aiutami. Acciuga, olive con dentro l'acciuga. Eccole là. Pomodoro fresco, tonno, cipollotto, olio. E aggiungiamo un bel sughetto di salsa. Ho fame. E qui sta bollendo. Ecco, non si vede più niente. Sta bollendo la linguina. Vabbè, cioè, italiano 100% stavolta. Ieri abbiamo fatto un mix di parmigiana, uscita terribile, ragazzi. Alla fine è stato terribile. Faceva un po' schifo perché andava passato ovviamente in forno. E non ce l'abbiamo. Abbiamo sbagliato qualcos'altro. Vabbè, e niente, quindi. E poi abbiamo mangiato con le tortillas. Quindi adesso 100% italiano. Abbiamo anche il pane lì. Così facciamo anche un po' di scarpetta. Scarpetta Natale. Scarpetta no. Capodanno. Scarpetta tutto l'anno. Ma non è Capodanno, anche la volevo fare la rima con Natale. Che scarpetta Natale. Non fa mai male. Ragazzi, una bellezza uscita. Buon Santo Stefano. Buon appetito. Buon appetito. Buona. Stavolta ci siamo ripigliati da ieri. Mamma mia. Diciamo. Buona. Quasi pronto, quasi lavato. Quasi lavato. E Nutella? Relax, un po' di relax. È Natale. Facciamo vedere dove siamo. Siamo parcheggiati davanti al comune di San Ignacio. Su questa strada che però non è molto battuta. Quel traliccio sembra un albero di Natale da qua. Invece no. No, il traliccio. Però la realtà è che non c'è connessione qui, non funziona. Fuori dal mondo. Anzi, abbiamo chiesto prima alla polizia perché prende praticamente pieno il segnale, però poi non va. E il poliziotto ci ha detto che bisogna aspettare fino al 31. Mi spiace, ma fino al 31. Oggi è il 26, però. Vabbè. No, ragazzi, scusa, mi spiace, ma fino al 31 non funziona.
È così? Ma sì. Ma siamo in Messico! Ma è questo il bello! Ahorita! Ahorita! Tu l'hai preso sul serio sta cosa? Tranquillo! Come sei bello tranquillo! Ragazzi, questa è la location di stasera, di fronte al mare, ma noi stiamo organizzando qualcosa di fantastico. Un falò, finalmente. Un bel falò. Qua c'è un sacco di legna che stiamo trovando, sono tutti piccolini, molto leggeri e secchi. Guarda che cielo che c'è. Ah, guarda là. La luna. E adesso, insomma, proviamo a fare il fuoco. Ci sono un po' di legnazzi. Questo è bello pesante. Tanti, tanti, tanti rametti secchi. Andiamo a cercare qualcosa di un pochino più grosso. Cominciamo con questi e questi. Praticamente qua il cerchio era già preparato. Di là c'è il mare. Comincia già ad arrivare il freschino, perché come vi abbiamo detto di sera scende molta temperatura. Dai, dai, accendiamo questo fuoco. Sono talmente secchi, secondo me, che partono subito. Però non sono un esperto di fuochi, quindi... Dai, dai, andiamo! Questo è il secondo tentativo, in realtà, ragazzi. Vediamo se ce la facciamo. Alle dura, eh? Alle dura. Se non ce la facciamo, con tutta questa legna super secca, proprio non, ce la, non, non fa per noi. Un bel peperone sul fuoco. Vediamo se riusciamo. Direttamente sul fuoco. Non appoggiare la terra. Ma sì, è tutta natura. Porca, guarda lì. Tutta natura. Ale. Ragazzi, non so se si vede adesso il peperone ripieno. Ripieno di formaggio, guardate, che si è sciolto dentro. Adesso aggiungiamo un po' di olive e ce lo mangiamo. Due bei paninazzi con il peperone ripieno di formaggio. Per un falò così un po' arrangiato, direi che è venuta una meraviglia. All'ultima. Intanto la luna inizia a illuminarci. La luna bussò. Buon appetito! La vita in macchina qui in Messico si è fatta decisamente più wild, ragazzi. Non c'è dubbio. Rispetto a prima. Questa comunque l'inaspettata serata, ma fantastica.